quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, ciò che voi chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Vi dissi queste cose in parabole. Viene l'ora in cui non vi parlerò più in parabole, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama. Infatti mi avete amato e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. Gli dissero i suoi discepoli: ecco, adesso parli chiaramente e non dici alcuna parola. Ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei uscito da Dio. Questa pagina si sono raccontati tutti i grandi uomini della fede.
siamo con una persona sedata che ha trovato la fonte della tua vita. E quante volte riusciamo ad appagare la nostra sede? Altre volte, difetto nostro non riusciamo ad appagare, però non dobbiamo imputare al difetto nostro l'abbondanza di pura e senza macchia a livello operativo.
spirituale, ci sono tutte e due le opere di misericordia che ricordate anche qui. Andate a Firenze, io mi permetto di esortarvi di rileggere questi due elementi, misericordia controllata e misericordia spirituale. Le opere di carità non sono la fede è seguire Santi Eloisi di Aidi e due cantate di Bach, perché
qui sarà l'ultima conferenza del ciclo.